All'indomani del primo Consiglio dei Ministri dopo la pausa estiva, il governo prova a fare chiarezza sull'emergenza migranti. Gli arrivi via mare sono raddoppiati, riferisce l'esecutivo, ma la tendenza della curva di crescita sarebbe in diminuzione. Un segnale che, secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, fa ben sperare e che potrebbe essere inteso come un primo risultato delle scelte operate finora. Abbiamo avuto nel corso dell'anno un incremento del 329% degli arrivi, ha detto Piantedosi, dato che si è abbassato al 103%. Questo segnala, ha precisato il ministro, che si registra un calo della curva di crescita e questo ci incoraggia. I numeri, ha ribadito il sottosegretario alla Presidenza, Alfredo Mantovano, sono certo preoccupanti, ma vanno letti anche alla luce di questi parametri, considerando ad esempio, ha detto Mantovano, la dinamica degli arrivi stessi, che ha conosciuto un picco nel mese di maggio e poi un abbassamento, con un focus anche sul ruolo della Tunisia. Per 50 persone che partono dalle sue coste, altre 450 vengono trattenute, ha dichiarato Mantovano. L'accoglienza, insomma, resta al centro dell'agenda politica, oggetto di un tavolo di confronto che sarà regolare e permanente sul tema. Nella stessa giornata, 56 ONG si sono rivolte all'Unione Europea, contestando all'Italia i fermi a cui sono state sottoposte alcune delle loro navi impegnate nel soccorso in mare. La legge italiana, scrivono, che limita le attività di ricerca e salvataggio delle ONG nel Mediterraneo centrale, deve essere revocata immediatamente. Le norme internazionali devono costituire il quadro di riferimento per tutti coloro che operano in mare, affermano. Ieri, intanto, per alleggerire l'hotspot di Lampedusa sono state trasferite quasi 800 persone e si prevedono trasferimenti anche per la giornata di oggi. Solo due giorni fa, secondo il Ministero dell'Interno, c'è stato il record di arrivi, oltre 3.000 in sole 24 ore, per il Viminale il numero più alto dell'anno.